Ciao a tutti, siamo allo Stato Sociale e quello che vado a leggervi in realtà non è un nostro brano, ma un brano di spartiti, ovvero Max Collini e Yuka Reverberi. Si intitola Ida e Augusta ed è una storia molto bella. Siamo Ida e Augusta, le due tedesche di Gombio. Non crediamo di meritarci tutta questa attenzione. Abbiamo fatto solo quello che tutti dovrebbero fare. Ricordare che non siamo bestie, sia che si tratti di una vita umana, di un fiore o di una frittata. E a me, che sono Augusta, che sono passata da Berlino a Gombio, un piccolo paesino sull'Appennino reggiano per amore di Narciso Piazzi, non mi è parso nulla di eccezionale quando un tedesco mi è entrato in casa. Stavano rastrellando e ci avrebbero ucciso tutti. Però una frittata è una frittata. E non si entra in casa della gente senza chiedere permesso e si inizia a mangiare il cibo altrui. Allora gliel'ho detto ben chiaro: Lazzarone, è così che ti hanno insegnato l'educazione? L'ho detto in tedesco, la mia lingua. E a lui non sembrava vero sentire la voce di sua madre, della sua maestra, di sua sorella. Ci rimase di sasso. Trovare in quella povera casa, in quel piccolo paese, una donna che parlava la sua lingua. E allora lui ha chiamato il comandante e il comandante si è messo a parlare con me e poi ha chiamato anche Ida, due donne tedesche in quell'angolo di mondo. Abbiamo parlato e alla fine se ne sono andati. Non hanno ammazzato nessuno. Abbiamo salvato il paese. Ma lo sapete anche voi, in fondo, non si è trattato della frittata. A volte basta la voce di una donna per far ricordare che nessuno è nato carnefice. Che nelle vite di ognuno di noi c'è stato un sorriso, una gentilezza, un momento in cui ci siamo pensati migliori di quello che siamo diventati. Un momento per una speranza o per una frittata. Noi non siamo eroine, siamo solo le due tedesche di Gombio. Sorridete quando ci guardate negli occhi e lavatevi le mani prima di andare a pranzo. Ida Roser, Germania, 1885, Gombio, 1956. Augusta Ludescher, Germania, 1881, Gombio, 1950.